No, ce la farò. Non può essere lontano. Se non lo trovi subito, devi risalire. Lo troverò. D'accordo. C'è qualcosa. Cos'è? Niente ruggine, il colore è quello. Forse ha colpito le rocce ed è rotolato. Ehi, cosa borbotti? Scusa, sembra un pezzo del relitto. Non può essere tanto lontano. Musica per le mie orecchie, Drake, che continua. L'ho trovato. Bene, com'è messo? È malconcio, ma integro. Che cosa abbiamo qui? Bene, riesco a vedere il carico. La maggior parte delle casse è qui. Puoi essere più preciso? Dovrò prima entrare. Aspetta. Ok, ecco qui. Fatto. Buongiorno ragazzi. Ok, sono dentro. Bene, la maggior parte è ancora qui. Vediamo. Una, due, tre. Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse. Vado a recuperarle. Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? No, la cassa deve essere nei paraggi, tranquillo. Ne ho trovata una. Merda. La cassa è incastrata sotto il rimorchio. Facciamo così. Occupati prima dell'altra cassa. Poi solleveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei strapagato. Eh già. Ho trovato l'altra cassa. Bene, ne manca una. Fissala nel rimorchio, siamo vicino a te. Bene, a tra poco. Bene, la cassa è a posto. Tempismo perfetto, siamo sopra di te e la gru sta scendendo. Stiamo scendendo. Ok, è in posizione. Aggancia il rimorchio. Vediamo di sollevarlo un po'. Ok, ho il cavo. Prova ad avvolgerlo attorno a uno degli assi. Dovrebbe andare. Sì. Secondo è andato. Ok, il rimorchio è pronto.
Perfetto. Allontanati, lo solleviamo. Quando volete. E adesso ci siamo. Ok, è sufficiente? Sì, a posto. Fatemelo cadere addosso. Non posso promettertelo. Ok, l'altra cassa. La fisso insieme alle altre. Con 5 minuti di ossigeno avanzati. Diamine. Ehi, che ne dici di restare ancora un po'? Potresti trovare altri tesori qui. No, può bastare così. Un passaggio? Sarebbe gradito. Dimmi quando sei sulla gru. Ok, ci sono. Tiratemi fuori. Ricevuto. Risaliamo. Guarda che splendore. Come ti senti? Meglio ora che sono uscito dal fiume. Mazzerò di pesce per una settimana. Ok. Stiamo arrivando. Resisti. Sono pronto. Bentornato, Drake! Sì, è bello tornare. Lancia l'attrezzatura. Arriva. Grazie. La bambola è leggera come una piuma. Cerco di agevolarti il lavoro. Vediamo chi hai preso. Vedete di darvi una mossa. Abbiamo altre navi cargo in attesa. La prossima volta lascia andare avanti qualcun altro. Meriti una pausa. No, no, grazie. Preferisco stare a nuovo in ufficio. Beh, ad ogni modo, c'è tempo prima della prossima immersione. Che dici? Il lavoro di giovedì? Mm-hmm. No, andiamo, no. C'è chi lo fa per meno? Non ci credo. La concorrenza è agguerrita. Intanto guardiamo qui. A te l'onore. Andiamo. Muoviamola. Sì, certo. Grazie. Wow. Guarda un po'. Abbiamo del rame. Non hai idea di quanto valga questa roba. Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro. Non vuoi fonderlo e farne dei centesimi? Dai, andiamo a festeggiare. Offro il primo giro. Venire a bere con voi? No, 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 non ho più il fisico. Se non ti spiace, sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano. Un'altra volta? Ok, come vuoi. Ehi, bel lavoro oggi. Grazie. Ehi, Nate,
Nate, aspetta. Ehi, che ci fai qui? Ho un regalo per te. Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel relitto sommerso in Malesia. Oh no. La nave è intatta. Sì. Basta solo prendere il carico. Sei un tipo tenace, devo ammetterlo. E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento. È tutto pronto. Tranne il mio uomo migliore. L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio. Primo, i conigli sono creature adorabili. Secondo, il contatto. Hai permessi? No, non hai permessi. Ah. Senti, nessuno terrà quei permessi. Certo che ma no. Nate, non capisci che gioca a nostro favore? Niente permessi, niente concorrenza. La nave è nostra. Niente permessi, niente partenza. Nate, sarebbero i soldi della pensione. Abbastanza per entrambi. Non so come la vedi tu, ma non ho intenzione di recuperare rottami fino a 60 anni. Tu sì? Senti, io mi tiro indietro. E dovresti farlo anche tu. Ok, ma tienili tu. Fallo per me, dai. Guarda che non cambierò idea. Ti chiedo di dormirci su, va bene? Saluta Carla e i ragazzi da parte mia. Ok. Senza impegno, Nate. Ma pensaci su. Hai studiato da bravo scolaretto. Ristretto l'area di ricerca. Sarebbe la scoperta del secolo. Figlio di puttana. No, no, non si può. Tu finirai in mezzo agli altri.